Buona domenica e bentrovati con il nostro telegiornale. Nel rapporto Istat presentato lo scorso mese di ottobre emerge il cambiamento della famiglia italiana e la qualità di vita molto più bassa. Il servizio. Le coppie con figli sono sempre meno numerose, sono circa 8 milioni e 600 mila, circa 320 mila in meno rispetto al 2006-2007 e rappresentano appena il 34,6% del totale delle famiglie, media 2012-2013 e circa la metà delle famiglie con un nucleo senza membri aggregati. In particolare, a seguito della contrazione della nuzialità e della fecondità, sono le coppie coniugate con figli a diminuire più rapidamente nello stesso periodo, dal 37,3 al 32,6%. La forma familiare più tradizionale, dunque, che ancora 20 anni or sono, 93-94, era maggioritaria, rappresenta oggi meno di una famiglia su tre. Invece, le coppie senza figli, in linea con la tendenza già osservata da diversi anni, sono in aumento. Sul totale, delle famiglie composte da un nucleo passano dal 28,7 al 29,3%, pari a 4.852.000 famiglie, con un incremento di 165.000. Le famiglie unipersonali sono cresciute del 23,1% tra il 2006-2007 e il 2012-2013. Hanno superato i 7,5 milioni, arrivando a rappresentare il 30,2% delle famiglie italiane. Il 48,7% delle persone che vivono sole sono anziane di 65 più anni. L'11,1% delle persone sole ha più di 85 anni. Il divario di genere è importante in virtù della più alta aspettativa di vita, specialmente oggi. Già invecchiate fra le donne, la percentuale di persone sole ascrivibile alle fasce di popolazione anziana 65 anni e più raggiunge il 62,5%, mentre fra gli uomini è il solo del 30%. La crescita delle famiglie unipersonali si deve anche all'aumento dei single non vedovi, 4,4 milioni nel 2012-2013, 1 milione in più rispetto al 2006-2007. Le famiglie di monogenitori non vedovi superano quota di 1,5 milioni, con un aumento del 47% rispetto al 2006-2007 e con una numerosità pari al 3,7 milioni di persone. La maggioranza di queste famiglie è costituita da madre con figli, 83,7%. La rete di parentela si modifica e sarà sempre meno in grado di fornire aiuto. Nel nostro paese le reti di aiuto informale svolgono un ruolo molto importante nel sostenere gli individui nei momenti della vita caratterizzati da maggiore vulnerabilità. I giovani che non hanno un lavoro, le madri lavoratrici con figli piccoli, gli anziani non autosufficienti, le persone disabili. Negli ultimi decenni, tuttavia, è aumentata in misura considerevole la quota di popolazione anziana e quella dei grandi anziani. Questo ha comportato, da un lato, grazie alle migliori condizioni di vita raggiunte da questa fascia di popolazione, un incremento della quota di anziani che si attiva all'interno delle reti di aiuto informale. Dall'altro, ha determinato la crescita di nuovi bisogni da parte dei grandi anziani ultra-ottantenni. Dopo l'avvio per le contrattualizzazioni per 12 mesi dei precari calabresi in seno agli enti comunali, la UIL annuncia di puntare alla stabilizzazione definitiva. Precari e sindacati calabresi possono festeggiare avviate le contrattualizzazioni, seppur a tempo determinato, degli LSUL più operanti negli enti comunali. È stata segnata infatti un'importante vittoria. Ma è solo un piccolo passo, fanno sapere dalla UIL. Bene questi primi 12 mesi, ma si deve puntare alla stabilizzazione definitiva. In questi giorni, anzi entro il 31 dicembre, si sono firmati i contratti per i lavoratori LSUL più. Io dico, a seguito di una grande battaglia di questi lavoratori, con a fianco il sindacato, ricordiamo le grandi mobilitazioni fatte in quest'ultimo anno, purtroppo autostrada, piazze, di tutto, finalmente siamo riusciti a far firmare i contratti a tempo determinato per 4.800 lavoratori. E questo è l'anticamera della stabilizzazione. Questi contratti ci daranno la possibilità, perché noi continueremo la nostra lotta, ad avviare un percorso che porti alla stabilizzazione definitiva di queste persone. Petrassi ha poi sottolineato le perplessità rispetto ad alcuni comuni che ancora non hanno avviato la procedura di contrattualizzazione. Dicono dalla UIL si tratta di una scelta che non ha giustificazioni. Per noi giustificazioni non ce ne sono. Il contributo che viene dato ai comuni è totale. Copre interamente la spesa del contratto, un contributo, ricordiamo, che viene dato dallo Stato e dalla Regione, che si è fatta garante di tutti quegli enti che non avevano fatto richiesta.
È un'occasione che non si può perdere. Io penso che in Calabria questo sia un evento storico. Logicamente per noi non è un punto d'arrivo, lo torno a ripetere questo, è solamente un avvio per questi 4.800 persone, ma soprattutto è un avvio per tanti disoccupati per i quali noi non ci, dei quali non ci dimenticheremo mai. La CGIL Calabria, Funzione Pubblica CGIL Calabria, applaudono all'iniziativa del Presidente regionale Oliverio sui tagli degli stipendi ai direttori generali e chiedono maggiore attenzione per i lavoratori in mobilità. Forte condivisione e forte apprezzamento su quanto apprendiamo riguardo ai tagli agli emolumenti e agli stipendi dei direttori generali che il Presidente della Regione Oliverio ha annunciato come provvedimento da portare avanti da subito. Ci sembra davvero un inizio di buon anno e un segnale di rigore di cui i lavoratori e la Calabria sentono la necessità. Lo sostengono in una nota la CGIL della Calabria e la Funzione Pubblica CGIL della Calabria. Si tratta, vogliamo sottolinearlo, aggiungono, di uno dei capisaldi della CGIL. Sono pochi mesi fa, ma allora fummo inascoltati dalla giunta di centrodestra, incassando solo la vicinanza del PD con una conferenza stampa tenuta dalle funzioni pubbliche CGIL Calabria a Reggio e diversi altri interventi tramite stampe e dibattiti pubblici, avevamo infatti sostenuto la necessità, quanto morale, quanto di indubbia ricaduta sui bilanci regionali, di un repulisti di tutti gli ingiusti sprechi che vanno a ingrassare la macchina regionale tra stipendi improponibili, vergognosi, gettoni di presenza, premi di produttività, sprechi e pesi che gravano sulle spalle dei cittadini calabresi, alle prese con la disoccupazione e i salari bassi. Non possiamo quindi che dire al Presidente della Regione Oliverio di andare avanti su questa strada in un percorso che vedrà deciso e attivo il sostegno della CGIL Calabria. Seguiremo l'iter di questi nella legge di approvazione dell'esercizio provvisorio tra i primi atti che dovrà esaminare e approvare il Consiglio regionale che vedrà la sua prima seduta il prossimo mercoledì. La CGIL Calabria e la FPC Calabria CGIL si afferma ancora nella nota proporranno che parte di questi risparmi, chiedendo anche ulteriori contributi al governo, vengano destinate a realizzare il tempo pieno per i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità. Infatti, pur apprezzando il passaggio importante della contrattualizzazione per tutto l'anno a 26 ore, passaggio necessario viste le risicate risorse messe a disposizione dal Governo nazionale, riteniamo non procrastinabile che questa condizione oraria possa durare. Si tratta di lavoratori che da molti anni sono in condizioni precarie e considerato anche l'attuale sistema contributivo pensionistico, la loro prospettiva futura non può essere che di miseria e di previdenzialità. Con la fine del 2014 cessano le operazioni del dispositivo navale di sorveglianza e sicurezza marittima. Numerose le operazioni condotte dai militari che hanno portato anche gli arresti di alcuni scafisti e l'intervento dei numerosi sbarchi di clandestini. Con la fine del 2014 sono cessate le operazioni del dispositivo navale di sorveglianza e sicurezza marittima, la missione della Marina Militare attivata successivamente all'operazione Mare Nostrum, cessata il 31 ottobre del 2014 in concomitanza con la partenza della nuova operazione Triton. Il dispositivo di sorveglianza e sicurezza, si legge sul sito della Marina, ha operato per la salvaguardia della vita umana in mare, il contrasto ai traffici illeciti di migranti mirato all'arresto degli scafisti e alla cattura delle navi madre, nonché per contribuire alla prevenzione sanitaria mediante il contenimento e lo screening dei migranti prima del loro arrivo sulle coste nazionali. Per questa esigenza la Marina ha impegnato 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 circa 500 militari distribuite su una nave anfibia, 3 navi del tipo pattugliatore ed altura corvetta, un elicottero EH-101 o SH-90 imbarcato, 2 elicotteri AB-212 imbarcati, un sito logistico avanzato ubicato a Lampedusa con compiti di supporto logistico alle unità. In 2 mesi di attività in mare, gli equipaggi del dispositivo navale hanno portato in salvo 4.608 persone delle 13.668 complessivamente recuperate, oltre che dalla Marina Militare, anche dai mezzi delle capitanerie di porto, della Guardia di Finanza e dalle navi mercantili. Gestito 6 emergenze sanitarie, tra cui la nascita di un bambino a bordo di nave Etna, catturato una nave madre, consegnata all'autorità giudiziaria 19 presunti scafisti. Intanto dall'Europa arriva l'impegno per dare soluzione al problema che affligge tutta l'Europa e riguarda i trafficanti che trovano nuove rotte per l'Europa e impiegano nuovi metodi per sfruttare i disperati. La lotta a queste organizzazioni criminali sarà una priorità top nel piano dell'Unione Europea complessivo sulle migrazioni.
Così il commissario all'immigrazione sui migranti alla deriva a bordo delle navi Ezzadin e Blue Sky, plauso alla Guardia Costiera Italiana che ha sottolineato. Il commissario Unione Europea all'immigrazione elogia la Guardia Costiera Italiana e Frontex che nel quadro dell'operazione congiunta Triton hanno salvato centinaia di migranti ed evidenzia. Questi eventi sottolineano la necessità di un'azione risoluta e coordinata di tutta l'Unione Europea. Dobbiamo agire contro i trafficanti, non possiamo permettere loro di porre a rischio vite su navi abbandonate in condizioni meteo pericolose. L'UE, annuncia, si muoverà con impegno e determinazione. È stata la band crotonese dei The Outsider con la loro musica a fare sfondo alla serata di ieri che si è tenuta presso il Circolo Arci Le 100 Città nell'ambito della terza edizione della rassegna Christmas Invasion 2014 promossa dal Circolo Arci Le 100 Città e dalla Libreria Cerrelli di Crotone. È stato un crescendo in questo periodo natalizio, una serata particolare quella di stasera, ma avete organizzato un bel po' di cose. Sì, questa è la terza edizione di Christmas Invasion, sì, sono state più di 20 eventi, 20 serate diciamo, oltre che al Circolo anche da Cerrelli, dalla Libreria Cerrelli e da altre location. Ringraziamo soprattutto Francesco Perri che è malato e non può essere qua. E comunque sì, è stato un crescendo, già dall'inizio diciamo la partecipazione è stata alta e come si può vedere ancora ora, dopo Capodanno, ancora è molto alta. Ecco, perché la cultura è dura a morire, l'arte è dura a morire, la musica soprattutto è dura a morire. Appunto, abbiamo cercato di fare un mix di arte come fotografia, musica e altre installazioni, altri tipi di... per fare un mix di tutto ciò e speriamo che ci siamo riusciti in modo eccellente. Eh sì, poi vedendo anche l'affluenza si può dire benissimo che ci siete riusciti, al di là di questo comunque è bello che la gente voglia divertirsi. Sì, è bello e possiamo, sì, vediamo che possiamo dirlo che ci siamo riusciti, alla fine le serate sono venute bene, gli eventi anche e quindi ringraziamo di nuovo Francesco Perri per questa terza edizione di Christmas Invasion. Stasera chi sta suonando che è simile a molti rocker? Questa sera sono dei ragazzi di Crotone che sono appunto gli The Outsider, appunto una band di crotonesi appunto che si diletta diciamo a fare rock e buona musica. Il leader Aldo ha la faccia un po' pulita, un look troppo pulito per fare il rocker, dovrebbe strapparsi i pantaloni e mettersi qualcosa in chino, sbaglio? Ma va bene lo stesso, dai, ma non è quello, non è l'abito che fa il monaco diciamo, dai. Meno male. Sì. Il compartimento della Polfer Calabria ha stilato il suo bilancio per il 2014, un consuntivo corposo, quello restituito dalla Polizia Ferroviaria, per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Bilancio del compartimento Polfer Calabria dell'attività di controllo svolta all'interno delle stazioni e sui convogli nel 2014 al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni delittuosi di degrado presenti in ambito ferroviario. Nel corso dell'anno sono state impiegate 10.338 pattuglie in stazione e quasi 2.000 a bordo treno, nonché 1.755 servizi di pattugliamento lungo linea. Sono stati scortati complessivamente 3.419 convogli ferroviari con una media di circa 10 treni al giorno e sono stati inoltre predisposti 178 servizi antiborseggio in abiti civili sia negli scali che sui convogli. Grazie a questo dispositivo la specialità ha tratto in arresto ed indagato in stato di libertà rispettivamente 22 e 94 persone procedendo complessivamente a 21.950 controlli. L'attività di contrasto ai furti di rame che in ambito ferroviario spesso significano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori si è tradotta in oltre 137 controlli e centri di raccolta e recupero metalli in circa 616 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e in 172 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Questo articolato dispositivo ha consentito il recupero di oltre 350 kg del cosiddetto oro rosso di provenienza furtiva, l'arresto di 7 persone e la sottoposizione di indagini preliminari di 11 soggetti. Il fenomeno in ambito ferroviario ne è risultato ridimensionato con un calo dei furti ed una riduzione delle quantità di rame sottratte rispetto allo scorso anno. È inoltre proseguita la di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nelle principali stazioni ferroviarie sono stati rintracciati 52 minori scomparsi.
Il concerto di Capodanno dell'Orchestra del Rendano ha chiuso il cartello della stagione del Lirico Sinfonica 2015 del teatro, soddisfatto il direttore artistico Lorenzo Parisi. Il concerto dell'Orchestra del Teatro Rendano di Cosenza, diretto eccezionalmente dal kazabo Abzal Mukitov, ha chiuso la stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano, la prima del nuovo corso inaugurato dalla direzione artistica di Lorenzo Parisi. Un evento del tutto eccezionale, se si tiene conto che per l'occasione a dirigere i musicisti è stato il maestro Mukitov, attualmente direttore musicale e direttore principale della nuova Astana Opera House, oltre che insegnante di direzione alla Kazan National University of Arts. Soddisfatto dei risultati conseguiti nel corso della stagione, il direttore artistico Parisi: esprimo tutto il mio compiacimento, ha detto, per i risultati raggiunti in questa prima stagione che mi ha visto alla guida del teatro di tradizione cosentino. Credo di poter dire che la politica dei prezzi e degli sconti temporizzati vada ascritta come una primogenitura a Rendano, e la soddisfazione è massima nel constatare che un teatro prestigiosissimo come il Teatro alla Scala di Milano stia adottando in questi giorni una strategia analoga, con l'esito di riportare tanta gente ad apprezzare la lirica, la musica sinfonica, la danza classica. Certo, dice ancora Parisi, ogni operazione di marketing non può non produrre buoni frutti se non è coniugata, come noi abbiamo cercato di fare, con un progetto culturale dalla forte identità e capace di esprimere una buona qualità. Sono stati oltre 40 i coraggiosi che hanno sfidato il freddo polare di questi giorni per tuffarsi in mare e rinnovare la tradizione del tuffo di Capodanno, una tradizione che va avanti ormai da 16 lunghi anni. Anche quest'anno in tante città il tuffo di Capodanno. Il 2015 è iniziato con un tempo decisamente invernale, ma circa 40 crotonesi hanno sfidato il clima rigido e il vento sferzante e puntualmente si sono presentati nei pressi dell'ex piscina Coni, per non far andare deserto l'appuntamento di mezzogiorno per il saluto di buon anno alla società crotonese, con il tradizionale tuffo di Capodanno nelle acque del nostro mare. C'è da dire che nonostante il freddo pungente, i 40 tuffatori hanno sfidato il mare, così come ormai avviene da anni. Infatti questo tuffo rientra nella tradizione crotonese di altre città italiane e calabresi. L'evento, perché si tratta di un vero evento temerario, in maniera del tutto spontaneo, è stato organizzato da un gruppo di volontari sulla spiaggia locale. Non solo i coraggiosi nuotatori, ma anche tanti cittadini erano presenti sul lungomare crotonese per seguire questo momento di sport tutto casalingo, che vede come protagonisti, giovani e meno giovani, che non si sono tirati indietro nonostante il freddo al primo bagno in mare. I tuffatori dunque non sono stati lasciati da soli, infatti all'evento di Capodanno ha partecipato anche l'assessore allo sport del comune di Crotone Claudio Molè, che anche quest'anno, come fa da diversi anni, si è unito ai cittadini che hanno voluto così iniziare il 2015. Sono stati presenti anche i volontari della Croce Rossa e i vigili urbani, e c'è da sottolineare che alcuni di loro sono scesi direttamente in mare per cimentarsi con la prova del primo dell'anno. La mattinata, come detto, è stata segnata dal freddo, a cui i crotonesi non sono abituati, ma alla fine ha vinto il coraggio e la temerarietà dei nostri 40 concittadini, che senza indugi hanno voluto mantenere viva la tradizione del tuffo di augurio per il nuovo anno. Un modo per dire che Crotone ha bisogno del coraggio dei suoi cittadini per uscire dalla crisi? Sicuramente sì. E in tutto questo anche la musica di Vittorio Rocca, segnale che serve a dare una scossa ai crotonesi. Insomma, in 40 hanno sfidato il freddo e l'acqua gelida del Mar Ionio, e il nostro lungomare è stato preso d'assalto da tanti cittadini che così hanno voluto dare coraggio ai bagnanti, ai tuffatori e nuotatori, che sono certamente espressione di una temerarietà che fa bene anche all'intera comunità locale. Freddo, brividi, ma anche tanto coraggio e tanta voglia di ridere, nonostante il freddo imperante. Sulle magliette degli atleti una scritta: Calabria, un mare da mare. Concordiamo, un mare da mare, ma anche da bonificare, visto che il settore primario su cui puntare per il futuro di Crotone è il turismo e anche il turismo sportivo. Dal tuffo speriamo che qualcosa cambi, perché basta aggregarsi per dare nuovi impulsi alla nostra società. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento, come sempre, alle 17. Arrivederci.
L'agenzia giornalistica Football Data ha analizzato per la Serie B gli andamenti dei 22 club di B dopo il girone di andata. Tocca oggi a Cittadella e Crotone che secondo l'agenzia si affidano ai loro mister. Benché ultima in classifica, il Cittadella, la formazione di Foscarini, ha appena 2 punti in meno dell'anno scorso, quindi gioca al tavolo interamente le sue carte salvezza. Ha vinto meno di tutte, 3 volte come il Latina. Ha perso più di ogni altra in casa, 4 volte come Bari, Ternana e Crotone, e una delle 4 ancora senza successi esterni come Catania, Latina e Varese, ma fuori casa ha pareggiato più di tutte, 7 volte come Lanciano e Latina. È la squadra che segna di più nei primi 15 minuti di gioco, 6 reti come il Lanciano, però è distratta nel periodo dal 16° al 30°. 9 sono i gol subiti, più di tutte nella B 2014-2015. Però induce all'ottimismo il tandem d'attacco Sgrigna-Coralli che ha portato con i suoi gol decisivi ben 12 dei 19 punti granata. Per il Crotone ben 11 punti e 10 gol segnati in meno dell'anno scorso, con il record delle sconfitte, 10 come Bari e Catania, e il primato dei KO casalinghi come Bari, Cittadella e Ternana. Il girone di andata del Crotone è stato pieno di difficoltà. La speranza è riposta nei cambi vincenti di Drago. 5 dei 22 gol rossoblu sono arrivati da subentranti, quasi un quarto del totale complessivo. E se il Cittadella viaggia su per giù con lo stesso trend dell'anno scorso e con qualche speranza in più di centrare la salvezza, per il Crotone con 11 punti in meno al terzultimo posto in classifica appare più difficile. Nella passata stagione i ragazzi di Drago girarono a 32 punti, che in questa stagione significano il 5° posto a soli 2 punti dalla promozione diretta. Siamo andati a trovare i bocciofili della compagnia portuale di Crotone al lavoro per ricostruire parti della struttura di gioco danneggiata da alcune bombe piazzate sulle finestre il 31 notte prima della mezzanotte. Una bravata? Durante la notte del 31, noi alle 7:30 abbiamo finito di giocare qua, siamo andati a Guglielmo, abbiamo chiuso normalmente. Alla mattina alle 9:30 uno dei nostri soci, quando è venuto ad aprire, ha trovato le finestre con rotte, con i vetri nei campi, con delle bombe pure che sono entrate dentro le piste. E purtroppo poi piove nel bagnato. Dobbiamo intervenire non per migliorare la struttura, per riparare a qualcosa che era già stato fatto. Giocherete il 17 a Cagliari. E ci sono anche in questo momento delle difficoltà per poter raggiungere la Sardegna? Noi abbiamo difficoltà perenne economicamente perché non siamo una grossa società. Siamo alla giornata. Per Cagliari cominciamo a pensarci adesso, poi ci saranno tutti gli altri incontri perché il campionato comincia adesso. Comincia con 3 turni di ogni mese e 1 di riposo. Invece da adesso a maggio ci saranno i 13 incontri da fare ancora. Una domanda tecnica, come mai ancora 0 punti? Cosa c'è che non va? Rispetto all'anno scorso c'è meno armonia nella squadra e più problemi. Problemi dovuti alla logistica, che le trasferte sono più impegnative. I problemi ci sono rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era un gruppo tranquillo, affiatato, che non aveva niente da perdere, di cui giocava alla giornata e poi alla fine è venuta la promozione. Quest'anno sappiamo che siamo la squadra cenerentola del campionato, però io, a conti fatti, a quello che sto vedendo, dico che si poteva giocare tranquillamente per non retrocedere. Ma ci sono ancora le possibilità per salvarsi? Le possibilità ci sono, perché vicino a noi con 3 punti c'è Montegranaro, che noi abbiamo perso di misura, c'è Cagliari che ha 2 punti, che ci sarà lo scontro, il prossimo scontro sarà con Cagliari, dove noi l'abbiamo battuto già 2 volte su 2 in casa. Abbiamo perso a Cagliari, però abbiamo vinto a Crotone, perciò siamo allo stesso livello. C'è Montecatini che ci ha battuto qua, però ci ha battuto perché loro hanno una squadra che milita già da 10 anni in campionato, Serie A, ha più esperienza e noi non mettiamo a frutto le nostre potenzialità. In bocca al lupo. Crepe.